Ciao a tutti ragazzi, oggi dedichiamo questa lezione alle strutture di Lewis. Premetto che la spiegazione delle strutture di Lewis avverrà in due lezioni. Queste per rendere un pochettino più snelle in modo da essere più efficaci. Nella prima lezione affronteremo molecole piuttosto semplici, mentre nella seconda lezione andremo ad esaminare quelle molecole che presentano più strutture di Lewis e quindi andare a determinarne la loro eventuale maggiore stabilità. Come la teoria VSPR, la teoria di Lewis è una teoria che vale soltanto per quegli elementi del blocco P ed S. E a differenza della teoria VSPR, essa non ci permette di poter stabilire la geometria di una molecola. Prima di addentrarci nel discorso è opportuno fare riferimento a alcuni prerequisiti per comprendere meglio l'argomento. Questi prerequisiti riguardano gli elettroni di valenza e la regola dell'ottetto. Gli elettroni di valenza sono in definitiva gli elettroni dei gusci finali che vanno a determinare poi i legami chimici. E infatti Lewis utilizza proprio gli elettroni di valenza. In tabella vi ho portato alcuni esempi di elementi chimici in cui sono visibili i puntini rossi che proprio rappresentano la valenza dell'elemento stesso. Sappiamo anche che al gruppo corrisponde anche il numero di valenza, per esempio a 7A tutti gli alogeni hanno valenza 7, l'ossigeno, lo zolfo e il selenio appartengono al gruppo 6A, quindi tutti elettroni di valenza 6. In tavola periodica troviamo sempre gli ultimi gusci di valenza e quindi facciamo riferimento adesso. Comunque in ogni caso prendiamo in considerazione l'ossigeno che appartiene al gruppo 6A. In questo caso l'ossigeno avrà quindi 6 elettroni di valenza che sono distribuiti 2 nell'orbitale S e 4 nell'orbitale P. Quindi in questo caso l'ossigeno ha valenza S2P4, quindi considereremo questi come elementi, come valenza dell'elemento chimico. Il secondo aspetto è quello riguardante la regola dell'ottetto. Brevemente cosa ci dice questa regola? Ci dice che un elemento tende ad avere l'ottetto completo in quanto in questo modo avrebbe l'ottetto di un gas nobile che, come sappiamo, sono gli elementi più stabili in natura. E quindi ogni elemento chimico, nel momento in cui si va a legare ad altri elementi chimici, tenderà quindi a completare questo famoso ottetto. Va detto che la regola dell'ottetto non è una regola sempre generale, e che non è applicabili agli elementi del blocco D. Inoltre, alcuni elementi chimici appartenenti al blocco P possono violare la regola dell'ottetto, nel senso che possono espandere l'ottetto e quindi possono essere definite come eccezioni alle strutture di Lewis. Vediamo adesso come procedere nell'andare a determinare una struttura di Lewis. Io ho diviso in quattro step, vediamo di esaminarli brevemente. Il primo step consiste nell'andare a individuare l'atomo centrale. Generalmente nelle molecole di tipo AB, l'elemento centrale è il primo, mentre tutti gli altri elementi che sono più elettronegativi si andranno a disporre intorno all'atomo centrale. Nel caso di elementi chimici in cui troviamo per primo l'idrogeno, per esempio, come nell'acido solforico, in questo caso l'atomo centrale è il secondo, lo zolfo, il quale si va a coordinare quindi con con i quattro ossigeni. Il secondo step che dobbiamo andare a considerare è quello di definire gli elettroni di valenza. Quindi dobbiamo andare a calcolare tutti gli elettroni di valenza degli elementi chimici componenti la molecola.
Nel caso in cui abbiamo a che fare con molecole neutre, per esempio prendiamo in considerazione l'ammoniaca, il numero di valenza complessivo sarà dato quindi dalla somma delle valenze dei singoli elementi. L'azoto ha 5 elettroni di valenza, l'idrogeno ha un elettrone di valenza per 3 elettroni di valenza, complessivamente la molecola avrà 8 elettroni di valenza. Nel caso in cui abbiamo a che fare invece con degli ioni poliatomici, dobbiamo aggiungere o sottrarre la carica elettrica. Nel caso in esame, se consideriamo lo ione ammonio, che presenta una carica positiva, dobbiamo quindi detrarre l'elettrone, quindi il numero complessivo sarà dato da quindi 5 elettroni dell'azoto più 4 elettroni dell'idrogeno meno un elettrone. Avremo 8 elettroni complessivi da andare a distribuire intorno agli elementi. Se consideriamo per esempio lo ione nitrato, in questo caso andremo a procedere in questo modo, quindi 5 gli elettroni dell'azoto più 3 per 6 gli elettroni dell'ossigeno più un elettrone, quindi avremo 24 elettroni che andremo a sistemare. Il terzo step è come andare a distribuire gli elettroni sui vari atomi. Allora, ricordiamoci che ogni elemento deve completare l'ottetto, ad eccezione dei casi di cui parlavamo prima, per cui dobbiamo andare a inserire prima tutti gli elettroni agli atomi legati a quello centrale. Se dovessero rimanere elettroni in più, questi vanno distribuiti, assegnati all'atomo centrale come doppietti solitari. Il quarto step lo rimandiamo alla prossima lezione. Bene, facciamo adesso due brevi esempi, estremamente semplici, in cui andiamo a considerare questa seguente molecola, il tetracloruro di carbonio, quindi Cl4. Noi faremo tantissimi altri esempi come video, chiaramente andremo a affrontare quelli più complessi. Quindi abbiamo il carbonio, quindi ha 4 elettroni di valenza. Il cloro, abbiamo 4 clori, ogni cloro ha 7 elettroni di valenza, per cui ne avremo 28 elettroni, nel complesso 32 elettroni da andare a distribuire sugli atomi componenti la molecola. A questo punto costruiamo lo scheletro, quindi il carbonio, l'atomo centrale, e andiamo a inserire i quattro clori. Vedete, a differenza della VSPR, qui la teoria di Lewis non ci dice nulla per quanto riguarda la geometria. Andando a legare i quattro clori, abbiamo già di fatto utilizzato 8 elettroni dei 32, perché abbiamo detto che nella teoria di Lewis ogni legame sigma quindi conta 2 elettroni, un legame doppio conta 4 elettroni, un legame triplo conta 6 elettroni. Quindi quanti ne rimarranno da andare a sistemare? Quindi meno 8, quindi 32 elettroni meno 8 elettroni, dovremmo andare a sistemare 24 elettroni. Quindi andiamo a piazzarli intorno ai clori. Possiamo utilizzare la notazione dei due elettroni, dei due puntini, o più rapidamente andando a inserire le stanghette. Ogni stanghetta rappresenta una coppia di elettroni. Benissimo, quindi andando a contare le varie coppie di elettroni, abbiamo in questo caso definito completamente la molecola. Vediamo un esempio in cui invece abbiamo la violazione della regola dell'ottetto. Prendiamo in considerazione il tetrafluoruro di zolfo. Ci contiamo i doppietti totali, quindi lo zolfo appartiene al sesto gruppo e quindi valenza 6, quindi 6 elettroni. Abbiamo 4 fluori, il fluoro appartiene al settimo gruppo, quindi 7 elettroni di valenza.
per 4 sono 28 elettroni, più i 6 che abbiamo definito per lo zolfo sono 34 elettroni che dobbiamo andare a inserire sulla molecola. Quindi lo zolfo è l'atomo centrale S, andiamo a legare i 4 fluori. Bene, abbiamo già impegnato degli elettroni nei legami sigma, quindi abbiamo già impegnato 8 elettroni, quindi meno 8 elettroni, rimangono da sistemare 24 elettroni. Come abbiamo detto, procediamo ad andare a quindi sistemare sugli elementi esterni. Mi raccomando di andare a verificare sempre che ogni elemento abbia completato l'ottetto. Qui accade una cosa particolare, quindi tutti i fluori hanno completato l'ottetto, lo zolfo ha completato l'ottetto, però rimangono da distribuire ancora 2 elettroni. Questi 2 elettroni andranno a essere inseriti formalmente intorno allo zolfo. Che cosa notiamo? Notiamo che lo zolfo quindi ha espanso l'ottetto, per cui ha violato la regola dell'ottetto. Se andiamo a contare gli elettroni che legati con il fluoro e a questi aggiungiamo i 2 elettroni, il famoso lone pair, ci accorgiamo che lo zolfo presenta quindi 10 elettroni di legame, quindi 4 legati al fluoro più 2, questo famoso doppietto che, come abbiamo visto nella geometria molecolare, può dare origine eventualmente a un altro legame con un altro elemento. Bene, terminiamo qui la lezione, avendo, ripeto, preso in considerazione 2 elementi estremamente semplici, quindi queste regole sono applicabilissime e molto facili da eseguire. Nella prossima lezione invece andremo a considerare tutti quegli elementi, sia ioni poliatomici che non poliatomici, in cui all'atomo centrale si generano 2 o 3 legami chimici. In questo caso è importante andare a definire le varie cariche formali di ogni atomo e andare a stabilire le 2, 3, 4, anche 5 strutture di Lewis che si possono generare andando a ridistribuire i doppietti elettronici. Chiaramente questo modo di procedere è un po' più complesso e quindi è il motivo per cui abbiamo deciso di dividere la lezione in 2 parti. Spero di essere stato chiaro, se ci sono dubbi non esitate a scrivere sul canale YouTube e se vi è piaciuta la lezione schiacciate un like.